cos'è successo il primo novembre del 1872? Ciò, è caduta la Repubblica! No, aspetta, cos'è sta storia? Sigla. Doge! No, tranquilli, è tutto a posto. Quello che ho detto sembra una monata, ma non lo è. Un senso ce l'ha. Ascoltate qui. Dovete sapere che nelle sale del Maggior Consiglio e dello Scrutinio, a Palazzo Ducale, e mi scusino quelli che già lo sanno e quindi glielo ripeto, sono dipinti i ritratti di tutti i doge della Serenissima Repubblica di Venezia. Ciascuno con una piccola pergamena che ne racconta gli aspetti più importanti e significativi del dogado, del regno. A partire da Beato, nell'anno 804. Cioè, non è un caso che Beato sia il primo della lista, visto che i veneziani, a torto, lo consideravano il primo doge della Repubblica. O comunque veramente veneziano. Ciò aveva spostato la capitale da Malamocco a Rialto, Venezia, e i dogi ci sono proprio tutti, da Beato in poi, dal Foscari fino all'ultimo doge, Ludovico Manini. C'è persino il traditore della Repubblica, Marin Faliero, anche se al posto del suo ritratto c'è un drappo nero che ne copre il viso e ricorda a tutti che questo doge, per aver provato a ribaltare la Repubblica, è stato decapitato. E questa cosa veniva ricordata in Maggior Consiglio, dove tutti i patrizi si ritrovavano per votare, della serie «Fioi, state buoni, perché con la Repubblica non si scherza». Sì, ok, bello, ma cosa c'entrano i ritratti dei dogi con la fine della Repubblica? C'entrano perché dopo l'incendio del 1577, l'ennesimo, altro che la Fenice, incendio che aveva distrutto la sala del Maggior Consiglio e la sala dello scrutinio, interamente, si era deciso di rifar fare, a uno così preso per strada, Tintoretto, la serie dei ritratti dei dogi. Ma siccome andava riempito tutto lo spazio a disposizione, cioè i quattro perimetri delle sale, su in alto, se ne fecero una vagonata di queste lunette dentro cui ci sono i ritratti. Così i ritratti di quelli che c'erano già stati vennero messi dentro una volta fatti, e i dogi che non erano ancora avvenuti, cioè gli anni di Repubblica che non erano ancora accaduti, si lasciavano vuoti. Ciò era una dimostrazione di fiducia nei confronti della Serenissima, fatta dagli stessi che la tenevano in mano. E la sapete la cosa divertente? Che il motivo per cui ho fatto questo video è che dopo il ritratto del Manin ce ne sono altri 13 di lunette vuote, 13 successori, 13 nuovi dogi e 13 nuovi dogadi per la Serenissima. Quindi, facendo un conto, a parte il 13 che non è un numero proprio fortunato e già qua avrebbero dovuto sentire puzza. Terque, quaterque, testiculis tactis et digitoque in culo omnia. Facendo dal 500, che è più o meno l'anno in cui comincia a concepirsi quest'idea di rifare i ritratti, fino al 1797, totale degli anni di dogado complessivi di tutti i dogi, diviso per il numero dei dogi, abbiamo una durata media di regno di ciascun doge di 6 anni e mezzo. Ci siete? Mica mille! Quelli erano gli anni complessivi della Serenissima. Ma tornando ai nostri conti, ne mancano 13 di lunette da riempire. Prendete 13, che sono gli altri dogi che non sono mai arrivati, moltiplicateli per 6 anni e mezzo, si arriva al 1872, nel novembre del 1872, l'anno di morte dell'ultimo doge o della cancellazione della Repubblica. Comunque, tolto sto vaneggio divertente, è ovvio che se fossero stati più di 13 i dogi futuri avrebbero riempito altre sale del Palazzo Ducale. Tanto, se c'è un posto dove lo spazio non manca a Venezia, è proprio Palazzo Ducale. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.